Valentina Albergio e Alessandro Nardi, Camera Penale, Garante per le detenute del Comune di Milano. Milano in una settimana, due voci in iniziativa sull'esecuzione penale esterna e sui frutti del carcere. Il senso e l'importanza di questa iniziativa è nell'ambito di un progetto penitenziario che va sempre di più, dovrebbe andare sempre di più verso, diciamo, l'esecuzione esterna e le misure di continuità. Intervengo io come Camera Penale di Milano. Da tempo ci occupiamo di esecuzione penale esterna, ci occupiamo del senso della pena, ce ne occupiamo in un'epoca in cui l'opinione pubblica ha la ferma convinzione che l'importante siano le pene severissime per tutti i reati e la stigmatizzazione del colpevole sempre e comunque. Crediamo invece che proprio perché cambi quest'ottica e si abbia più attenzione al senso della pena, del reinserimento sociale del condannato e che quindi anche le esigenze di sicurezza pubblica siano tutelate attraverso un'esecuzione penale che renda le persone migliori e quindi eviti la recidiva, che invece è collegata alla pena in carcere, questo non lo diciamo noi ma lo dicono le statistiche, e quindi continuiamo su questa strada. L'iniziativa di Palazzo Marino di questa settimana ci ha consentito di parlare di messa alla prova, di misure alternative al carcere. Oggi abbiamo cercato di trovare un momento in cui il carcere incontrasse la città. Hanno partecipato in momenti diversi progetti di tutte le carceri milanesi. Credo che questo incontro del mondo del carcere con le persone, con i cittadini di Milano, che oggi sono stati presenti numerosi, sia il modo migliore per cercare di cambiare questo tipo di mentalità che certamente non aiuta a dare un senso appunto all'espiazione della pena per chi si trovi sottoposto. Alessandra, scusami, su questo punto abbiamo sentito stamattina il presidente del Tribunale di Sorveglianza parlare di dati impressionanti, 130% di sovraffollamento carcerario, e che sembra un dato in pieno contrasto con questo che, diciamo, dovrebbe essere invece un'indicazione differente rispetto a quello che dovrebbe essere, diciamo, la riforma. Che cosa ci dici dello stato delle carceri milanesi e di questa situazione che è un po' schizofrenica che si sta creando? Sì, la situazione è sicuramente difficile. È vero quello che hai detto, sta tornando il sovraffollamento, stiamo tornando dei numeri pre-torreggiani, a San Vittore sono costantemente in allarme se non procedono agli sfollamenti periodici, superano persino quel tetto dei 3 metri quadri che è stato fissato e dato come indicazione dal Ministero, come appunto indicazione tassativa da non superare, a costo di spostare persone, a costo di vanificare progetti particolari, come insomma, il problema che si era creato con la nave di San Vittore, che aveva dovuto ospitare i detenuti per appunto garantire di non superare i limiti nel resto del carcere, nel resto dell'istituto. Il sovraffollamento sta crescendo ed è un fatto di cui dobbiamo occuparci, perché l'area penale esterna, le misure di comunità stanno funzionando e stanno funzionando bene. Ma se il carcere non si svuota significa che c'è un aumento totale del ricorso alla penalità e quindi bisogna capire perché... dei dati che danno invece una discesa dei reati. Esatto, la criminalità continua a essere in calo, tutti i dati danno, a parte reati specifici, ma dove sappiamo che magari conta più l'aumento della propensione a denunciare il reato subito più che l'aumento effettivo dei casi appunto di violenze per esempio successe sul territorio. Eppure nonostante questo dato c'è sicuramente un ricorso alla penalità maggiore, per cui le carceri si riempiono e le misure di comunità comunque sono tante e continuano a funzionare. Grazie.